poche cose pratiche, cioè se poi volete vedere le cose che vi spiego, andate a casa, vi collegate in internet e riuscite a vederle tranquillamente e con più calma a casa. Essenzialmente di cosa si tratta l'argomento? È la presentazione, da oggi, cioè in realtà non è da oggi, è da qualche tempo che è in rete, è disponibile in rete uno strumento facile per riuscire a dare un nome a tutte le piante che si trovano, o che sono state trovate, nella città di Pordenone. È il portale alla flora di Pordenone. Quindi io vi presento questo. Come lo si trova? Pratico, tanto che vengono fuori le slide. Andate su Google e cercate portale flora Pordenone. Lo trovate subito. Non occorre neanche che vi dia l'URL. È ben indicizzato, quindi si trova immediatamente. Però prima di spiegarvi, di farvi vedere come funziona il portale, due parole di introduzione su quello che abbiamo fatto e perché l'abbiamo fatto. Qui avete un signore che ha in mano due fiori diversi. Uno, vedete, è un fiore rosso, l'altro è un fiore bianco. E anche le foglie sono diverse, vedete, una le foglie è quella a sinistra divisa, quella a destra le foglie intere. E vuole sapere come si chiamano. Sarà capitato a tutti voi di trovare una pianta, un fiore, una farfalla, qualsiasi cosa, e dire come si chiama. E ci sono mille motivi per sapere come si chiama una cosa. Per esempio, si mangia, è velenoso, è una pianta protetta, da dove viene? Mille domande che uno si può fare, ognuna di queste giustificate. Adesso, nell'era di internet, se voi sapete il nome di una pianta, digitate il nome in Google e trovate anche troppe informazioni. Di sicuro, pian piano, se cercate, trovate quella che cercavate. Ma se non avete il nome, non avete la chiave e quindi non riuscite a scoprirlo. Cosa doveva fare questo signore fino a pochi decenni fa per trovare il nome di questa pianta? Beh, un sistema era andare dal dottor Martini e chiedere come si chiama, ma i botanici sono piuttosto rari, sparsi e in via di estinzione, perché non è così facile. E di solito bisognava rivolgersi a qualcosa fatto da questo, inventato da questo signore. Io chiedo sempre ai miei studenti chi era e quasi tutti mi dicono che era Gengis Khan, non ho mai capito perché. In realtà questo era Gutenberg. E il qualcosa che ha fatto Gutenberg è stato un libro, la stampa, bisogna prendere in mano un libro, questa è la Bibbia, no? Che è il primo libro che è stato fatto. Anche i botanici hanno le loro Bibbie, questo tutti i botanici lo conoscono, è la flora d'Italia di Pignatti in tre pesantissimi volumi. Io l'ho vista nascere, è stata fatta, è stata scritta in quello che adesso è il mio studio dell'Università di Trieste. Quando io ero studente, Pignatti stava scrivendo la flora, dettava alla segretaria, alla Fioretta, e pochi di quelli la usano ancora, tantissime persone ancora oggi. Pignatti ancora vivo, sta facendo, chissà mai quando la finisce, la seconda edizione, ma pochi di quelli che usano Pignatti oggi sanno come è stato scritto questo lavoro. È stato pubblicato nel 1982 ed è stato scritto con questa macchina da scrivere che io tengo ancora nel mio studio, la faccio vedere, non elettrica, Olivetti, e quattro fogli di carta carbone. Oggi a Stilimberto sono sicuro che nessuno dei ragazzi presenti sapesse cosa fosse la carta carbone, è una cosa che non esiste più. Non c'era Word, non c'era internet, non c'era niente, bisognava lavorare in questo modo. Questo però ha anche delle implicazioni su come le classiche chiavi venivano costruite. Una mente anche brillante come quella di Pignatti è impossibile che riesca a avere una visione generale di tutti i caratteri di tutte le 9.000 specie di piante che ci sono in Italia. È impossibile, da che parte incomincia a fare una chiave, no? Allora, l'unica maniera pratica per poterla fare era quella di raggruppare le piante in gruppetti più piccolini e poi massimo 100 specie e poi ricominciare a creare la chiave, la guida per arrivare al nome. E l'unico sistema di solito che funziona è quello della sistematica biologica. Se voi prendete Pignatti o qualsiasi altra chiave classica, c'è sempre una chiave che riporta agli ordini, alle famiglie, ai generi, poi se siete bravi arrivate alla chiave delle specie. Ma qui c'è un problema. Il problema è quello che i caratteri, più si va su nella gerarchia biologica, più i caratteri distintivi diventano astratti e difficili da osservare. Il colore dei fiori, per esempio, non lo posso usare per distinguere le famiglie o i generi, perché ci sono tanti generi in cui le varie specie hanno colori diversi, giallo, bianco, eccetera. Quindi devo usare caratteri pesanti, difficili, vedete, per distinguere queste due piante magari la prima domanda è ovario supero, ovario infero. La seconda è cartelli 4 liberi, cartelli 5 fusi fra loro. E per povero signore che aveva quelle due piante in mano, a questo punto si trova un po' sperso.
diverso, diciamo. Oggi è cambiato tutto. Dai tempi della macchina da scrivere con le quattro foglie di carta carbone, oggi abbiamo un computer. La computer revolution ci permette di fare cose che ce ne sognavamo in passato. Adesso possiamo dare in pasto al computer una grandissima tabella che contiene tutti i caratteri, colore dei fiori, forma delle foglie, tipo di frutti, tutto quello che volete. Caratteri difficili e caratteri facili. Di tutta la pianta d'Italia, ma anche in teoria di tutte le piante del mondo, e possiamo istruire in computer a costruire delle chiavi, delle guide su caratteri più facili. Allora, via ordine, via famiglia, via genere, via specie, si svincola l'identificazione dalla classificazione. I miei studenti spesso mi dicono: professore, ho classificato giusta sta pianta. E io dico: guarda che lei non ha classificato un fico secco, casomai l'ha identificata. Ma noi continuiamo lo stesso a pensare che classificazione e identificazione siano la stessa cosa. E non è vero. La classificazione oggi si fa con DNA. Senza DNA non si può fare. L'identificazione può essere qualcosa per tutti, alla portata di tutti. Certo, molto difficile, no? Non è sempre così facile. Ecco, il vantaggio di questo approccio, questo nuovo approccio, questo del computer, ha mille vantaggi rispetto al libro. Uno di questi è l'uso quasi illimitato di immagini, filmati e anche suoni. Certo, per le piante i suoni non c'entrano niente, ma io sul mio telefonino ho la chiave degli uccelli d'Europa e se voglio sentire il canto dell'assiolo, vado lì, clicco e me lo sento. Se devo leggere sul libro c'è scritto che l'uccellino ha dei tali, il canto è grazie, ma è molto diverso che sentirlo. Quindi anche i suoni, col volo degli uccelli, come volano gli uccelli. Queste cose si possono usare senza limiti, fotocolori che nei libri costano carissime. E poi la multimedialità. Quando noi creiamo, il mio computer crea una guida, crea una chiave, la crea in diversi formati, in internet, ma se una scuola non ha internet come fa? Gli facciamo un formato per CD-ROM. Qualcuno preferisce il libro, la carta stampata, i testini dicono si trucca il bottone, salta il macaco, calco un bottone, mi viene fuori il PDF con il libro, lo si può stampare. E dopo ci sono le versioni che vanno sui telefonini, che adesso sia chi ha Android sia chi ha i telefonini Apple, dopo che vi dico come si fa, può scaricare più di 100 chiavi sul proprio telefonino e queste funzionano senza internet. Quindi se andate su Monte Camino o su Monte Bianco dove internet non c'è, potete sedervi su un sasso se vedete un fiore che vi piace e cercare di identificarlo, di capire come si chiama. È una rivoluzione un po' presso il passato e volevo farvi toccare con mano questa cosa con un esempio. Poi è possibile in un attimo, io ho una flora grande, la flora del Friuli, e voglio fare la flora del giardino della scuola di Spilimbergo, dove ero oggi. Boh, basta che dica al computer quali specie ho e in un attimo io ottengo la chiave più piccola. Era un lavoro, fare la chiave degli alberi che stanno nel giardino della scuola grande di Spilimbergo è una roba che si stava mesi in passato, adesso si fa in 10 minuti, proprio in un attimo, no? Ecco, vi vorrei far toccare con mano la cosa. Questa pianta, c'è anche qua in giro, è comunissima, pianta di origine americana, è un'erba, e guardiamo un attimo come è fatta. Ha le foglie opposte, vedete che sono attaccate una di fronte all'altra, hanno 3 foglioline, come i trifogli, sono divise, e i fiori sono gialli. Adesso vi faccio vedere come si identificava questa pianta col Pignatti e come la potete identificare adesso col portale di Pordenone nuovo. Questo nel Pignatti, vi anticipo, ci sono 46 passaggi per arrivare a questa pianta. Non ve li faccio vedere tutti, se no morite. Ve ne faccio vedere 3 o 4, giusto per darvi l'idea. Questa è una delle prime domande che vi chiede il Pignatti. Non so se riuscite a leggere, e vi chiederei vado a destra o vado a sinistra. Martini deve stare zitto. Vabbè, ti dico io che vado a sinistra, ma dico ti vedo. Qui. Anche qui, no, qui vado a destra per dire la verità. Qui, questa è bella perché questa pianta, dovete, io il calice lì non lo vedo, se aprite il fiore non lo vedete, il calice lì è trasformato in delle setole lunghe lunghe, e uno deve sapere per rispondere correttamente che qualche milione di anni fa quelle setole erano un calice, perché bisogna andare a destra, qua non a sinistra, no? E poi il classico vale su quello, vale dentro. Adesso vi faccio vedere come funziona, eccolo qua, il nuovo portale alla flora di Pordenone, come è fatto e come funziona. Funziona così, voi avete, ecco questa è la pianta, è sempre quella, la proviamo a fare, avete una serie di bottoni che
alcune caratteristiche. Allora, primo mi chiede, è un albero o un'erba, una pianta erbacea? È una pianta erbacea. È una pianta grassa o no? Non è una pianta grassa. È verde? Ha la clorofilla? No, non ha la clorofilla. Sì, no, scusate, ha la clorofilla. È spinosa? No, non è spinosa. Le foglie, abbiamo visto, sono opposte, sono non intere, sono trifogliate, hanno tre foglioline, i fiori hanno petali e i petali sono gialli. Si potrebbe andare avanti, ci sono anche altri caratteri, ma non è necessario dirli tutti. Uno dice solo quelli che vede, no? Potevamo anche non mettere certe cose. A questo punto la flora di Pordenone ha più di 700 specie. A questo punto io strucco il bottone, cioè dico vai. E lui che cosa fa? Mi fa una galleria fotografica di tutte le specie che hanno i caratteri che io ho specificato. E adesso ci, dicendo queste quattro cose che le vede chiunque, anche un bambino nelle scuole elementari, ci viene fuori questa roba, due specie sole che hanno queste caratteristiche. A questo punto io posso guardare le foto e decidere qual è la mia, però queste due specie si somigliano parecchio, anche se ingrandite le foto. E quindi c'è un trucco, se avete due, cinque, dieci, non importa, no? Vedete quel bottone verde lì, c'è scritto fammi la chiave, e lui a questo punto vi fa una chiave dicotomica, cioè con una serie di domande che vi spiega a fondo quali sono le differenze di questo, tra queste due specie. Dovete guardarle bene e poi se alla fine arrivate alla vostra specie si apre una pagina qui che vi mostra la distribuzione in Italia, le note, ci sono più di 65.000 nomi dialettali per le varie piante, e poi c'è l'archivio di fotografie, qui in sala abbiamo il dottor Andrea Morro che lavora con noi da anni e che ha messo insieme un archivio di fotografie di 150.000 e passa, fotografie di più di 16.000 specie e che sono tutte tra l'altro usabili da chiunque, sono messe a disposizione di tutti con una licenza Creative Commons. E potete ingrandire e potete controllare quindi se la pianta che volevate identificare è quella. Per gli insegnanti, questa cosa può servire anche per gli insegnanti, che vedete che vicino a ogni carattere c'è un bottoncino blu I, no? Questo bottoncino blu contiene una mini lezione con poco testo e tantissime immagini su ogni carattere. Quindi un insegnante che voglia spiegare il carattere più difficile che usiamo nel nostro portale è se i fiori sono disposti in capolinea o no, che è un concetto che non tutti hanno chiaro. Però se uno clicca su quella I, lì si apre e si vede solo la posizione. In realtà c'è una sfilza enorme di fotografie e di immagini che brevemente spiega cos'è un capolino e poi fa vedere varie immagini di capolini diversi. E quindi alla fine uno ha capito, l'insegnante può usare questo bottone per fare una mini lezione di botanica su quel carattere, è utile per l'uso nelle scuole. Poi qui abbiamo le versioni mobile che le usiamo spesso per fare caccia al tesoro botaniche nei giardini, nei parchi. Come funzionano? Si fa una mappa, si scelgono 10 alberi e si mettono sulla mappa, i bambini si siedono sul prato, ogni 3 bambini gli si dà in mano un palmare, un telefonino con la guida e poi si fa un fischio, i bambini hanno 40 minuti di tempo e in quei 40 minuti devono correre, fare orientini, trovare col quale partono, trovare una specie, cercare di identificarla, poi correre dall'insegnante a dire il nome, se è giusta, wow, vanno a fare la prossima, se è sbagliata, come dire nel sacco, tornano indietro e discutono fra di loro dove hanno sbagliato. Bellissimo, io che si vedono bambini come questi di 6 anni che hanno appena imparato a leggere, che cominciano a polemizzare fra di loro, ti ho detto io che questa è una foglia composta e non hai capito niente, no? Eccetera. E così imparano, giocano, si divertono e fanno ginnastica, che è una bella cosa. Mi è capitato a Pisa, cioè, ci hanno chiesto di organizzare una cosa del genere per l'Internet Festival di Pisa, venivano le famiglie e un giorno sono arrivati questi due bambinetti qua e qui avevano 5 anni, quindi non sanno leggere, e ho detto ai ragazzi non potete fare la caccia al tesoro perché se non riuscite a leggere si possono messi a piangere. Allora ho detto no, qua devo trovare un sistema. Gli ho spiegato, guardate, non state a leggere, prendete la foglia della pianta e guardate, somiglia più a quelle che stanno su o a quelle che stanno giù, guardando le immagini, cioè l'importanza delle immagini. E sono riusciti a giocare, non hanno vinto la gara, ma si sono divertiti lo stesso. E questa è una bella cosa, anche
anche soddisfazione, no, di vedere questo. E qui ci prendono in giro, la prima volta che a Trieste abbiamo portato i bambini in Varo Zambra, vedete che c'è un insegnante che mostra un telefonino di vecchia fattura, perché questa è una vecchia immagine, guardate, questo è un caratteristico fiore calcico, e là vedete il povero fiorellino che negletto, che non lo guarda nessuno. No, in realtà non è vero, perché poi bisogna guardare anche il fiorellino per poter giocare. Bene, di queste guide ne abbiamo fatte più di 600 e di portali adesso, quelli, come quelli che vi ho fatto vedere, ce n'è una ventina, ce n'è anche il portale della, sulla flora delle Dolomiti, del Parco delle Dolomiti Friulane, che potete usare. E questo abbiamo raggiunto l'anno scorso 1 milione di visitatori unici. Questo è un esempio, queste sono le persone che l'anno scorso, il 9 settembre, che è il giorno del mio compleanno, si sono collegate per vedere la flora delle Alpi Carniche meridionali, portando la flora in un giorno, 24 ore. Guardate che roba, no? Cioè anche l'impatto esterno e la visibilità che ha sta roba. Un'ultima cosa, chi di voi vuole avere le chiavi sui telefonini, no? Se avete telefonini sia Android sia Apple, la potete scaricare anche qua, se avete una buona linea, se non a casa, basta che digitiate quella parola magica là, key to nature, chiave alla natura, tutta una parola in inglese. Se avete strumenti Apple, scrivete key to nature iPhone, se no scrivete key to nature Android o Google Plus. Potete scaricarvi l'app in meno di 15 secondi e questa vi dà accesso a più di 120 chiavi diverse, a farfalle, animali, pesci, sono tutti i pesci del Friuli Venezia Giulia, tutti i pesci della Laguna di Venezia, varie flore in giro, e le potete scegliere quella che vi interessa, avere una buona wireless in quel momento, scaricare la chiave, e poi la chiave la avete sul vostro telefonino e funziona senza internet, quindi se andate in giro potete usarla dove e come volete. Ultima considerazione, io sono un professore di botanica, professore ordinario, quelli che di solito vengono chiamati i baroni, no? Ero più giovane, professore ordinario di Italia, sono stato a 31 anni, no? E come tutti i baroni, io sono un lichenaro, tra l'altro mi occupo di licheni, stavo là nelle torri d'avorio accademiche parlando un linguaggio esoterico, il botanichese, no? Con i miei colleghi, e non mi ero accorto che fuori di questa Torre d'Avorio c'era una sterminata marea di persone che volevano conoscere, avevano fame di conoscere, e noi non riuscivamo mai a comunicare con queste persone, parlavamo solo fra di noi, no? E da quando, circa 10 anni che mi occupo di questi progetti anche di divulgazione, su progetti europei, da quando ho cominciato a fare questa roba mi sono accorto di questo fatto e mi sono pensato a una cosa, che oggi noi veniamo giudicati nei professori universitari a seconda della nostra produzione scientifica, ci chiedono di pubblicare su riviste con alto impact factor, no? Però la mia impressione è che ha un impatto molto maggiore vedere quei tre moletti che avete visto prima, che giocano, si divertono e imparano usando le nostre chiavi, che un articolo scientifico pubblicato in qualsiasi rivista in inglese che poi lo leggono 5 persone. E arrivederci, cioè che l'impatto vero stia forse da un'altra parte. E con questo io ho finito e concludo qua il mio intervento. Grazie.